Dietro fronte a buonsenso, un dato è certo: da domani tornerà il limite dei 70 km orari in alcuni tratti di viale Regione Siciliana, mentre rimarranno invariati i limiti dei 50 km orari vicino ai cantieri e dei 30 sul ponte Corleone in prossimità dell'attraversamento pedonale in via Perpignano. E sarà l'AMAT chiamata a posizionare da domani la nuova segnaletica, in particolare quella orizzontale caratterizzata dalla colorazione gialla in prossimità di tutte le aree di cantiere della RAP. La partecipata ha già iniziato i lavori del manto stradale che andranno avanti sino al 18 settembre. Infatti era stata proprio la condizione dei marciapiedi lungo viale Regione Siciliana, completamente sollevati dalle ampie radici degli alberi, a spingere l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti. Adesso saranno ben 35 gli operai al lavoro che provvederanno alla bonifica degli 8.000 metri quadrati distribuiti in un'area che si estende da via Oreto a via Belgio. In particolare i lavori da oggi sino a sabato 10 settembre riguarderanno la carreggiata laterale centrale in direzione Trapani, dallo svincolo per Bonaggia ad alcuni tratti all'altezza di Grande Migliore, mentre la prossima settimana sarà interessata la carreggiata centrale fino a via Ernesto Basile direzione Catania, cantieri che non si fermeranno nemmeno la domenica, quando coinvolgeranno lo svincolo di via Jafar direzione Catania e diametralmente opposta alla corsia laterale del ponte Corleone. Un piano di intervento che tiene conto dell'ordinanza del comune, delle proteste degli automobilisti. Infatti il limite precedentemente stabilito lungo tutta la circonvolazione di 50 km orari aveva portato all'innalzamento appena 48 ore all'entrata in vigore di 2.000 multe, senza dimenticare che l'eccessiva lentezza in alcuni tratti stradali aumentava il rischio di tamponamenti.